Abbiamo bisogno di abitare questo deserto che stiamo attraversando da 2 anni, dando un senso, seguendo Gesù che è entrato nel deserto. Dobbiamo compiere una metamorfosi, un cambiamento profondo, una trasfigurazione, a partire dalla bellezza di Dio, perché Dio c'è ed è bellissimo. E ci sono tante le cose che dobbiamo cambiare in questo tempo di Quaresima. Anzitutto l'idea che abbiamo del dolore, come se il dolore fosse la negazione della bontà di Dio, oppure fosse da Lui mandato addirittura, Gesù non la pensa così, e poi cambiare l'idea che abbiamo del Padre, un po' come i 2 figli della parabola che lo vedono uno come un despota, l'altro come uno da manipolare. E infine dobbiamo gettare le pietre, dobbiamo lasciar perdere quando pensiamo di sentirci migliori gli uni agli altri, di essere un pochettino come quei tali che mettono nel mezzo la donna colta in flagrante adulterio, mentre Gesù sì la mette in mezzo, ma perché conosce il suo cuore e le sue intenzioni. Ecco, adesso abbiamo finito questo percorso, abbiamo avuto tutti gli strumenti, tutti gli elementi per provare ancora e ancora una volta a cambiare il nostro sguardo su di noi, sulla realtà e su Dio. In questa quaresima sanguinante, difficile, che segnerà profondamente la nostra vita e che è ancora aperta all'incognita, ma nonostante la violenza, nonostante le guerre, nonostante la pandemia che ancora non è finita, anche se non se ne parla più, nonostante questo clima, come dire, da fine del mondo che un po' stiamo vivendo, entriamo da oggi nella grande settimana. In questa domenica della passione di Gesù siamo invitati a seguire il Signore prima a Gerusalemme e poi nell'ultimo suo dono d'amore. Gesù è consapevole, sa che sta per vivere gli ultimi giorni della sua vita. Lo sa non tanto perché sia un profeta, e lo è, ma perché si rende conto che la tensione intorno a lui è cresciuta a dismisura. Se a nord, nella Galilea delle genti, la gente lo ha acclamato, lo ha seguito per quello che ha fatto, qui a Gerusalemme è tutta un'altra storia. Perché a Gerusalemme, la città che uccide i profeti, è disincantata, è abituata, è cinica. Gerusalemme è una città che da poco tempo ha ritrovato una sua autonomia minima, ma importante, nel ricostituendo il Tempio di Gerusalemme. Si è ricominciato a celebrare l'Olocausto, i sacrifici, le classi sacerdotali. È tutto un rifiorire, un pullulare. Centinaia di migliaia di persone salgono 3 volte all'anno per celebrare le feste principali del calendario giudaico. Non c'è sicuramente bisogno di un messia, tantomeno di uno che venga dalla Galilea, che si sa sono tutti attaccabrighe e che rischia davvero di attirare di nuovo l'attenzione dei romani che piano piano si stanno disgreggiando da quella terra. E così Gesù, consapevole, lui sì, gli apostoli no, di quello che sta per succedere, decide lo stesso di entrare a Gerusalemme. Tutto il Vangelo di Luca è proiettato, orientato verso questo ultimo incontro. E così nelle nostre celebrazioni all'inizio, in questa bella piccola celebrazione coi rami d'ulivo, vogliamo rifare quel gesto della folla, il popolino che vede arrivare Gesù da Betfage, quindi dalla cima del Monte degli Ulivi, e scendere per entrare nella porta, in una delle porte di Gerusalemme. Ed è bellissima questa scena descritta con vivacità anche da Luca, della gente che taglia rami d'ulivo e rami di palma e acclama colui che ritengono essere il portatore di buone notizie, il Messia, Osanna al figlio di Davide, Osanna. Ma è una scena di piena e immensa tenerezza in cui Gesù non si prende troppo sul serio, non arriva cavalcando un destriero bianco con a fianco la scorta, non si prende troppo sul serio e forse vuole anche dire a noi in questo tempo in cui, ahimè, prendersi troppo sul serio vuol dire vantare proprietà, vantare possedimenti, riscrivere la storia, non esitare a compiere le peggio cose come bombardare i civili. Ebbene, sta dicendo ai nostri potenti, ai nostri gangster che a volte portano avanti il mondo traendone solo profitto personale, una indicazione, quella di lui che potrebbe, lui che è re dell'universo, lui che è il Re dei re, il Signore dei Signori, non si prende troppo sul serio ed entra cavalcando un ciuchino. E allora
all'inizio di questa lunga settimana, dentro questa passione che stiamo vivendo e che vive il popolo ucraino e i soldati russi mandati allo sbaraglio e tanti altri di cui non si parla più, le tante guerre che abbiamo dimenticato perché un po' più lontane, davanti a tutto questo, questo mite è assurdo e patetico re che entra, noi lo riconosciamo essere il re della storia, io, come te, come noi. In quest'anno, in questa quaresima, ancora diciamo, Osanna, mio re, Osanna, mio Signore, Osanna, mio Dio. Ogni evangelista nel raccontare la passione mette un po' di quella che è stata la sua esperienza, la sua prospettiva, la sua scoperta. In Luca emerge chiaramente lo stupore che egli ha conosciuto quando ha sentito annunciare la buona notizia dal suo mentore, dal suo maestro Saulo il Turco, Saulo di Tarso. E certamente si percepisce nel modo che ha di raccontare la passione, lui che si è dovuto informare, lo ha detto, lui non c'era, cosa lo ha colpito di più di tutto quello che è successo, ed è esattamente la misericordia e la compassione. Così, copiando Marco, aggiungendo del suo materiale, occhieggiando anche a Matteo, che probabilmente avevano del materiale in comune, Luca sottolinea della passione la tenerezza, proprio come è stato un po' durante tutto il suo Vangelo. Toglie ogni riferimento brutale, come in Marco, non c'è violenza, non ci sono schiaffi, non c'è oltraggio. E tutta la violenza è come condensata, come abbiamo letto e come leggeremo, in un unico momento, che è quello dell'agonia all'orto degli ulivi. Quello che è il momento definitivo in cui Gesù si trova davanti ad una scelta drammatica. I suoi non ci sono, non hanno capito niente. La folla più o meno si è disinteressata di lui e il Sinedrio, appunto per paura di creare disturbi nei confronti dei romani, ha deciso che è meglio che muoia uno solo piuttosto che tutto il popolo, come dirà drammaticamente e profeticamente proprio Caifa nel Vangelo di Giovanni. E così Gesù è pronto, è davanti a una scelta: che fare? Andarsene? Oppure andare fino in fondo, lasciar perdere, ritirarsi a vita privata? Oppure osare. E nell'orto degli ulivi, secondo Luca, avviene questa lotta, questa agonia, questo allenamento, questo agone, questo combattimento. Cioè Gesù deve scegliere se andare fino in fondo. Qual è la posta in gioco? Che Gesù sia il per sempre dimenticato. Quante centinaia di migliaia di crocifissi sono stati uccisi lungo la storia dai romani, ma anche dagli altri, dai parti che hanno inventato questo strumento di tortura. Di quanti di essi conosciamo il nome? Nessuno. La grande tentazione, l'ultima tentazione di Cristo, il demonio aveva detto, sarebbe tornato al momento opportuno, perché ci assale sempre quando siamo più deboli, è questa, in cui Gesù dovrà rendere conto e fare questo salto. Dio, che in questo momento è come oscurato dalla totale umanità di Cristo, che deve dire: ok, ci sto, mi fido, non vedo ma mi fido. Perché la croce? Perché altro è fare un bel discorso, altro è fare una bella predica, una meditazione, altro è pendere da una croce. Gesù dice sì, il suo ultimo sì. E in questa agonia, una volta in cui Gesù in questo combattimento dice di sì, miracolosamente tutto si appiana. La passione di Luca è piena di miracoli. Gesù riattacca l'orecchio del servo Marco tagliato da Pietro, consola e scuote le donne di Gerusalemme, Erode e Pilato diventano amici, il buon ladrone sulla croce, Gesù muore consegnando il suo spirito al Padre. Quando Gesù affida tutta la sua vita a Dio, senza sapere cosa sarebbe successo, d'improvviso tutto diventa semplice e corre verso quel palo in cui Dio sarà appeso, osteso, mostrato e che per noi è diventato il simbolo della salvezza. Sì, perché, e non mi stancherò mai di ripeterlo, non è la sofferenza che ci ha salvati. Gesù non ci ha salvato perché ha molto sofferto, conosco persone che hanno sofferto molto di più e molto più a lungo del Signore eppure non hanno salvato nessuno. Non è la sofferenza ma la misura dell'amore. Questo Dio osteso, mostrato, innalzato, come dice Giovanni, è lì a dimostrare la misura del suo amore.
E Gesù è libero, non ci fa sentire in colpa, non dice ecco vedi come mi hai ridotto. Non diciamo stupidaggini. Gesù ha compiuto il suo gesto totale, liberante di amore per liberare noi. Perché quando vediamo quella croce, su cui ricordo Gesù è rimasto appeso 6 ore, l'obiettivo è la risurrezione, non è certo la croce che a volte è stata esaltata ma in maniera negativa, come esaltazione della sofferenza e non della misura dell'amore, dell'amore senza misura. E su questo, scusate, ma insisto, combatto per togliere dalla nostra spiritualità, a volte un po', come dire, dolente, dolorante, autoreferenziale, quest'idea sbagliata. Non è il dolore che ci ha salvato, ma la misura dell'amore. E Gesù volentieri avrebbe fatto a meno della croce e volentieri se ne distacca. È inutile che cerchiamo un crocifisso, è risorto. Eppure la croce è la misura dell'amore di Dio. Eccolo, ecco chi è Dio che stai cercando. È così che si dona totalmente. Quella che viviamo oggi è solo l'inizio di una settimana intensa. Ci troveremo giovedì pomeriggio, verso sera, a celebrare quella ultima che è la prima cena, a ricordarci l'immenso dono dell'Eucaristia e del sacerdozio. Durante la notte fra il giovedì e il venerdì, chi vorrà, chi potrà, in casa o a volte in chiesa organizzati, staremo accanto al Signore nell'orto degli ulivi per dirci che noi ci siamo, per dirgli che noi ci siamo. Così venerdì, che per molti è comunque una giornata di lavoro, sarà intenso andare al lavoro a digiuno e pensare che mentre noi timbriamo, mentre siamo in metropolitana, Cristo viene appeso alla croce. E così durante la pausa pasto, pranzo, pensare che Egli è inchiodato mentre si scurisce tutto, è alle 3 del pomeriggio la morte. Poi chi vorrà, durante il tardo pomeriggio, la sera, ci troveremo nelle chiese, non si celebra l'Eucaristia, perché in tutto il mondo, perché Cristo è l'unico dono, l'unico sacrificio, e rileggeremo la passione, questa volta secondo Giovanni. E poi sabato sarà la giornata della grande attesa, per ritrovarci sabato sera, sabato notte, a dire ancora che Gesù è il risorto. Ma in questa Domenica delle Palme, dopo aver ancora riconosciuto che Cristo è il nostro Re e Signore, vogliamo meditare la passione di Luca. Spesso in questi mesi, anzi in questi anni, vi ho detto sappiatevi amati, sappiti amato. Ecco, ora, meditando la croce, sai quanto sei stato amato.